La mia passione è la telecronaca, però ho cominciato facendo la radiocronaca e ci sono profonde differenze tra una telecronaca e una radiocronaca. Avete pensato quali sono? Ve lo dico io. La telecronaca è per chi sta vedendo la partita da casa, quindi vede e vedendo non ha bisogno che noi gli raccontiamo tutto, dobbiamo accompagnare la sua visione attraverso un racconto che gli permetta di capire cosa accada, senza però dargli informazioni inutili perché lui le vede. E soprattutto, e questo vale anche per la radiocronaca, sarà importante che la nostra voce sia modulare in base a quello che accade. Quindi più l'azione si avvicina all'area di rigore e quindi diventa pericolosa, più la nostra voce crescerà di intensità. La radiocronaca è per coloro che invece ascoltano, non vedono, quindi hanno bisogno di maggiori informazioni. Per certi versi la radiocronaca è più complicata, più difficile di una telecronaca, perché bisogna parlare molto di più, essere molto più veloci e spiegare bene, con grande attenzione, ciò che sta accadendo, per aiutare chi non vede ma ascolta quello che sta succedendo in campo. Ma oggi anche la telecronaca è diventata molto difficile. Sapete perché? È diventata più difficile perché c'è un grado di preparazione di chi guarda la partita che è molto superiore a tanti anni fa. Oggi quasi tutti sono grandi esperti di calcio, quindi guai a sbagliare il nome di un calciatore. Perché? Perché chi a casa lo vede e dice: guarda, il telecronista ha sbagliato, ma come, non lo vede? Quindi queste sono le grandi differenze tra una telecronaca e una radiocronaca. Pensateci, la radiocronaca, io da radiocronista devo dare il maggior numero di informazioni a chi mi ascolta, non solo individuare il nome del calciatore che in quel momento ha il pallone, ma la zona del campo, dove si trova, anche dare dei riferimenti, perché nel caso del calcio italiano tutti quanti noi abbiamo presente lo stadio di San Siro, il San Paolo e l'Olimpico, per cui dire che una squadra attacca verso la curva sud piuttosto che la curva nord, per riferirsi allo stadio Olimpico, è quanto mai importante perché chi sta ascoltando sta anche immaginando. Nella telecronaca un errore che non va commesso è quello di dire ciò che io sto vedendo ed è normale. Quante volte vi è capitato di sentire un telecronista che nel suo racconto comincia a dire quel giocatore X prende il pallone con il destro, se lo mette sul sinistro e poi crossa? È inutile, io lo sto vedendo. Quindi più è pulita la telecronaca e il racconto, migliore sarà la fruizione di chi ascolta e chi osserva la partita. Quindi grande differenza tra la telecronaca e la radiocronaca. La telecronaca è per coloro che guardano, hanno bisogno di un minor numero di informazioni. Radiocronaca, un racconto particolareggiato per dare una visione più completa possibile a chi sta ascoltando la radio.